Io penso che comunque vada è un successo. Il fatto di leggere su giornali di fuori regione, sull'Unione Sarda di ieri, che Brindisi è un competitor credibile per Cagliari, secondo me è già un successo. Cioè, spesso la nostra regione, ma ancora di più spesso alcune città della nostra regione, non sono sulla mappa dei grandi eventi. Noi abbiamo posto Brindisi per la prima volta, in maniera decisa, con un corale afflato di tantissimi enti, sulla mappa di uno degli eventi più importanti del mondo, che è l'America's Cup. E questo è già un risultato meritevole in se stesso, un tassello importante che prima non c'era. Cioè, nessuno fino ad oggi, a livello mondiale, sapeva della possibilità di ospitare un evento di questa portata in Puglia, nel Salento, a Brindisi. E ora invece questa consapevolezza c'è, e quindi un risultato ma molto importante, l'abbiamo già acquisito. Io ne sono molto contento, ma poi ho visto come una squadra di volenterosi, ho visto finalmente la parte buona della società civile, le persone del sì, del fare, eccetera, tutti insieme, bellissimo. Secondo me ci sono anche le condizioni storiche, nel momento in cui siamo entrati nell'era del sì, di finanziare un evento di questa portata. E ovviamente non voglio spoilerare le idee. Cioè, Che possiamo giocarcela a 360 gradi su tutti i costi, si tratti di una manifestazione velica, che si tratti di investimenti, che si tratti di sviluppo portuale, possiamo giocarcela al pari degli altri.